E ben ritrovati amici della mia cucina. Oggi facciamo i tortelli con pomodorini, melanzane, ricotta, ma useremo una farina speciale che è una specialità pugliese, la farina di grano arzo. Si tratta di una farina che anticamente, quando la farina bianca costava troppo, era quella diciamo che di cui si accontentavano insomma i contadini, perché era la farina derivata dal grano bruciato, quindi all'epoca era considerata una farina da buttare, ma in realtà oggi è stata riscoperta anche dai più importanti chef, perché in realtà è una farina che ha un gusto molto aromatico, quasi un retrogusto affumicato che si sposa benissimo con alcuni piatti ed è l'ideale non solo per la pasta fresca ma anche per preparare pane e focaccia. Quindi andiamo a scoprirla insieme vedendo subito la grafica dei tortelli di grano arzo con melanzana, ricotta e pomodorini. Per l'impasto, 350 g di farina 00, 150 g di farina di grano arzo, 3 uova intere, 6 tuorli. Per la farcia, 3 melanzane di media grandezza tagliate a tocchetti, 100 g di grana o altro formaggio grattugiato, quanto basta di sale e pepe, 300 g di ricotta e una manciata di prezzemolo tritato. Per la finitura, per le bucce di melanzana croccanti, la buccia di 2 melanzane tagliate a listarelle, quanto basta di sale e olio evo per friggere. Per i pomodorini confit, 10-15 pomodorini pachino, 2 spicchi d'aglio, quanto basta di sale, pepe e olio, origano quanto basta, un cucchiaio colmo di zucchero semolato. Per la chantilly al basilico, 50 g di foglie di basilico, 100 ml di panna fresca non zuccherata e quanto basta di sale. Prepariamo i pomodorini confit. Come vedete ho tagliato i pomodorini per metà e li ho disposti a testa in su su una teglia rivestita con carta forno. Ora andiamo a condirli e mettiamo quindi un po' di origano, sale, pepe, uno spicchio di aglio che andiamo a pressare, lo zucchero, un filo d'olio. E questi ce li dimentichiamo in forno per circa un paio d'ore a una temperatura bassissima, circa 140 gradi. Proseguiamo con il nostro impasto, qui ho già inserito le farine. Faccio un buco al centro e vado a inserire le uova. Quindi ho sbattuto le uova a parte, comincio a metterle al centro. E vado a raccogliere man mano l'impasto. Questo è il nostro impasto bello liscio che andiamo ad avvolgere in un panno umido. Saltiamo l'olio in padella con uno spicchio d'aglio e andiamo ad aggiungere i cubetti di melanzana. Giriamoli spesso in modo che non si brucino. Aggiungiamo un po' d'acqua se necessario e le cuociamo fino a fargli raggiungere questa consistenza.
Quindi mettiamo la nostra polpa di melanzane all'interno di una ciotola. Alla polpa di melanzane andiamo ad aggiungere la ricotta, prezzemolo tritato, del formaggio grattugiato, del sale, trasferiamo tutto in una sacca poche. Nel frattempo, dalle bucce di melanzane che abbiamo lasciato da parte, andiamo a ricavare tante listerelle. Un pezzetto di impasto. Infariniamo. E con l'aiuto della macchinetta andiamo a ricavare le nostre sfoglie. Con questo attrezzo andiamo a ricavare tanti cerchi. Su ogni cerchio andiamo a disporre al centro un po' di ripieno. E ora andiamo a chiudere creando una mezzaluna. E ora andiamo in cottura. Andiamo a scolare i nostri tortelli. Andiamo ad aggiungere la mossa al basilico. I nostri pomodorini confitti. E la nostra buccia di melanzana croccante. Un filino d'olio.
I nostri tortelli alla mediterranea con melanzane, basilico e pomodorini sono pronti. Un saluto e ci vediamo alla prossima ricetta.